Adesso introduciamo invece il dottor Gin Martinez, consulente e docente di area economica, presidente del comitato per Lomello. Scusate, solo sapere se mi sentite, sì. Allora, io non sono un tecnico, non sono un medico, non sono un immunologo, vi parlerò di cose che sono al di fuori dei problemi tecnici e pesanti che abbiamo sentito e che francamente prima mi hanno commosso in un certo momento. Vi parlerò soltanto di denaro. C'è stato un momento in cui ci siamo chiesti, tutto sommato, intorno a tutto questo ambaradan c'è molto denaro e vorremmo cercare di capire come funziona, dove va, non tanto per fare i conti, quanto per renderci conto se c'è un'influenza del denaro su una scelta così difficile come questa, perché non saremmo tutti qui e non sareste tutti qui stasera se non fosse per il fatto che parliamo di amianto, parliamo di pericolo, parliamo di rischi. Allora dovremmo spazzare il campo intanto da una cosa: coloro che sono favorevoli a questo progetto hanno tendenza a dire non c'è pericolo, non ci sono rischi, non morirà nessuno, possiamo andare avanti così anche se guadagnassimo soltanto un euro, che sono molti milioni, anche se guadagnassimo soltanto un euro vale la pena di farlo. Ecco, io credo che questo non sia un buon punto di partenza. Se vediamo una prima slide, io scusa, bisognava forse presentarsi, sì, io sono un ex manager di multinazionale, ho avuto anche delle responsabilità mondiali in qualche momento della mia carriera, ho delle società di consulenza, sono un docente di un master di business administration sostanzialmente, quindi comunque questo è il mio campo. Cercherò di rimanerci, ma non posso fare a meno di rivedere, ho solo quattro slide, quindi non prenderò tanto tempo, di rivedere qualcosa di ciò che abbiamo detto finora, vale a dire, parliamo di una discarica, ci sono dei pericoli, ma forse è meglio chiamarli rischi. Dobbiamo capire che cosa significa fare la ferrera, vale a dire l'abitante di Ferrera ha dei diritti, possiamo in qualche modo calpestare questi suoi diritti? Allora, vediamo un po', chi sostiene che non ci sono pericoli sostiene abbastanza correttamente che forse non sono così pazzeschi, nel senso che si possono contenere, a condizione che i lavori siano fatti a regola d'arte con le tecnologie più evolute, B, i controlli siano molto rigorosi, ciò che per definizione è impossibile perché le strutture di controllo sul territorio sono quasi inesistenti, quindi il controllo non se ne parla. Ci sono dei rischi, alcuni sono certi, per esempio ricordo il calcolo che era stato fatto secondo il quale questa discarica avrebbe comportato il passaggio di 30.000 camion. 30.000 camion in termini statistici, a 30.000 camion corrispondono circa 400 incidenti, che normalmente 400 incidenti, alcuni dei quali possono causare il rovesciamento del carico e quindi la volatilità dell'amianto, insomma ci sono dei problemi che stanno dietro a tutto questo traffico. Infatti non è solo Ferrera che ha dei dubbi o che si oppone alla discarica, ma anche alcune delle località vicine, quelle attraverso le quali passeranno i camion. Allora, questo è un rischio certo. Io sentivo qualcuno dire, qualcuno che è stato nominato prima, qualcuno dire adesso ci preoccupiamo anche di quello che può succedere. No, no, non può succedere, è statistica, deve succedere. Invece di 400 saranno 390 o 410, ma succederanno. Ci sono dei rischi improbabili, ma questi francamente molto reali. Allora, che cosa succede se, non dico cade un aereo lì, ma insomma c'è una lieve scossa di terremoto e anche questa lieve scossa muove, può avere delle conseguenze sulla discarica. Disastri naturali di vario genere. Ci sono dei rischi connessi all'ambiente, quell'ambiente in particolare, Ferrera, tragico, vale a dire le falde acquifere, come molte delle zone qui intorno, solo per citarne alcune, ma altri elementi sono stati citati. L'impianto dei leni. Allora ci sono due metanodotti, un gasdotto, un ossigenodotto, e insomma tutte quelle cose che sappiamo, abbiamo sentito. L'impianto dell'ENI è qualcosa che ha fatto reagire le strutture sindacali dell'ENI dicendo per carità, credo che abbiano scritto ai sindaci dicendo per carità non fatelo, e comunque
qualcosa a proposito di cui ho sentito una battuta che mi aveva ad un certo momento colpito e divertito, dicendo: beh, perché non fanno anche una centrale nucleare, così a questo punto non protesta più nessuno se succede un incidente. Il caso del crollo di valore di case e terreni è interessante, perché significa, anche se il rischio fosse zero, per dire, anche se fossimo assolutamente certi, noi, se comunque la verità fosse non c'è alcun rischio in questo impianto, case e terreni o lo sanno tutti, oppure comunque nessuno più compra case e terreni nel territorio. Quindi non è solo il pericolo reale, ma è anche la percezione del pericolo che in qualche modo incide. Allora, noi sappiamo che l'Italia è un paese, viene considerato nelle statistiche internazionali, un paese di una certa ricchezza. È interessante, peccato che la maggior parte della ricchezza sulla famiglia media italiana sia rappresentata dal valore della sua casa. E francamente io penso che un abitante di Ferrera abbia tutto il diritto di protestare dicendo perdo il valore più significativo del mio patrimonio. In più, un abitante di Ferrera che volesse andarsene avrebbe delle difficoltà, perché essendo il suo patrimonio rappresentato dalla sua casa, non trovi che venderlo, rimane lì. Allora, mi viene in mente Jefferson e alcuni diritti inalienabili che sono la vita, la libertà, la vita, la libertà e la ricerca della felicità. La ricerca della felicità è stare tranquillo, il paese mio, non posso più, quantomeno non tranquillo. La vita la sento a rischio, non è una situazione molto bella. Allora, se noi ci mettiamo nell'ottica degli abitanti di Ferrera, potremmo protestare. Abbiamo diritto a scalzarli in qualche modo? Poi ce lo chiederemo alla quarta slide. Cioè, abbiamo diritto comunque di dire, lo Stato ha diritto di dire, chi se ne importa, da qualche parte dobbiamo metterla questa roba. Proviamo la seconda slide. Allora, restando sul denaro, questo è un business profittevole, ma io mi chiedo, forse un po' troppo, vale a dire, qui si tratta di fare, io non ne so molto, però ho dato un'occhiata solo ai dati fondamentali del business plan che è stato presentato. È un business plan che prevede investimenti e costi per 15 milioni di euro, dei ricavi per 65, poi magari nel tempo sono state corrette delle cifre, per cui il fatto che cambi qualche milione di euro da una parte o dall'altra non cambia il senso di quello che vorrei dirvi. E grosso modo 50 milioni di euro quindi di risultato di gestione. E tanto, anche perché voi non mettete lì 15 milioni di euro e poi ne ricavate 65 dopo un certo numero di anni, ne mettete lì, a parte l'acquisto del terreno, molto di meno, perché ci sono dentro anche i costi di gestione, di manutenzione per la decina di anni del periodo e i costi successivi per tutto il tempo in cui in qualche modo questa discarica deve essere gestita, anche quando verosimilmente è satura e quindi è chiusa. Quindi non è una scommessa, metto lì dei soldi e se qualcosa va male li perdo. Metto una cifra molto modesta, anche perché verosimilmente io comprerò il terreno, poi magari dico una sciocchezza, l'hanno già comprato, non credo, comprerò il terreno solo nel momento in cui ho l'autorizzazione. Quindi è un business che dà dei ritorni troppo alti. Quando un'attività economica dà dei ritorni così alti? Cioè, se voi mi diceste, mi hanno chiesto di metterci 1000 euro e me ne danno tantissimi dopo un certo numero di anni, mi direi subito fatelo, però state attenti perché c'è qualcosa che non va. Allora, cosa c'è che non va? Per esempio, funzionano così dei settori in cui ci sono delle barriere all'entrata, cioè ci sono poche offerte. Come mai noi abbiamo solo ACTA che si è presentata per fare questa cosa e non c'è la coda di 100 società che dicono no, io venderò, io ritirerò l'amianto a ribasso, chiederò di meno, tanto guadagno comunque tanti soldi. E beh, no, ma ci sono delle ragioni, sono ragioni sane, non c'è niente di... per esempio, io per assicurarmi di non dirmi delle sciocchezze, perché non mi intendo di queste cose in modo nello specifico, ho anche telefonato ad una persona molto vicina a Formigoni, quindi, e ho detto, fammi capire per piacere,
E qual è la ragione per cui non c'è la coda di società che vogliono, che si offrono di fare queste cose? E mi è stato risposto: beh, l'esperienza, la competenza, la stessa regione potrebbe farlo, ma non ha competenza. Ah sì? Allora, ATTA è una società che, se ricordo bene, poi magari mi sbaglio, è stata fondata nel 2010, insomma, quindi è una newco che è stata fatta per realizzare questa cosa. Ovviamente può avere comunque competenza, basta assumere dei manager in gamba, però non ho la sensazione che sul mercato ci siano grandi università che preparano la gente a fare questi mestieri. Ecco, c'è qualcosa che mi sfugge in tutto questo. Una società che esiste da un anno, c'è ricerca e avanzamento tecnologico, non tanto una discarica. Noi abbiamo visto alcuni progetti, alcune cose che si fanno all'estero in cui c'è un'attività di ricerca dietro, ma non è il nostro caso, una discarica. E allora perché si guadagna così tanto? Beh, allora spesso questo succede quando il business è blindato, cioè la gente sa che non può andare là, perché tanto si sa già, in qualche modo deve essere attribuito. Da dove vengono i vincoli, i rischi che questo business non vada avanti? Primo, i permessi che vengono dalla regione. Secondo, il controllo del territorio, nel senso che a volte organizzazioni come i nostri comitati, io ne rappresento uno, sono anche riusciti a fermare queste cose. Allora, sostanzialmente, queste cose in termini molto generali, non parlo dell'amianto, no? Allora, sicuramente c'è una sensibilità a queste cose sempre più alta, per cui il rischio potrebbe essere di questa natura. Il rischio dalla regione che vengano concessi i permessi soltanto in certe circostanze, è un po' quello che è successo con il vicepresidente della regione Lombardia, come sappiamo, diciamo, la storia, ancora tutta da leggere e da vedere, ma è un po' una storia di questo genere. Allora, forse rispondo alla domanda, ma perché è così importante il clearing in tutto questo? Beh, anche perché il clearing in qualche modo tiene tranquilla la popolazione, garantisce che i comuni sono coinvolti, tutti partecipano. Ma noi dovremmo porci delle altre domande, vale a dire, abbiamo detto all'inizio, non è tanto giusto partire con questa discarica, non è una cosa da fare, cioè è una cosa che andrebbe molto meditata, e poi io vi darò una risposta alternativa. Allora, visto che ho citato la regione, questi problemi, la corruzione, credo che sappiate tutti che esiste questa organizzazione che si chiama Transparency International, che è presente in ogni paese, che in origine valutava il livello di corruzione relativo soprattutto ai trasferimenti e alle relazioni tra gli stati. In realtà ormai vengono evidenziati soprattutto i dati relativi alla corruzione interna del paese. L'Italia è il paese più corrotto dell'Unione Europea. No, cioè, è l'ultimo, ma neanche la posizione. Comunque, fra gli ultimissimi posti nel mondo, ma intendo dire anche dietro a degli stati africani dei quali non ci diciamo, ma quelli lì sono dei selvaggi, cioè. Allora, un'altra domanda che io avevo fatto: ma se c'è il rischio di corruzione e se per contro si guadagna così bene, 50 milioni di euro per questa operazione, perché la regione non se lo fa per conto suo? Questa è l'altra domanda che ho fatto alla persona che vi citavo prima, e ho detto: ma esiste forse una legge per la quale queste cose devono essere liberalizzate, devono essere affidate al privato? E mi è stato risposto no. Potrebbe esserci in qualche regione, ma non gli risultava sulla Lombardia, dove pure la persona è coinvolta ovviamente, potrebbe esserci in qualche regione una legge regionale, ma sembrerebbe strano, una regione che imponga a se stessa di non fare queste opere, questi servizi. Quindi la regione può. E allora passiamo alla slide successiva. La partecipazione del CLIA è una cosa che mi ha messo in difficoltà, insomma, che io ho visto molto male, ma... dunque, il CLIA offre
il CLIA offre, oppure il CLIA chiede, ACTA offre al CLIA, poniamoci queste, la domanda in questi termini, è un fatto che è verosimilmente il CLIA riceve il 25% delle quote di ACTA, sostanzialmente al nominale, in realtà non è, al nominale vuol dire pagando la quota del capitale sociale, il capitale sociale è 100.000 euro se ricordo bene, poi, posso, per cui sarebbero pagando 25.000 euro, io guadagno 12 milioni e mezzo, 10, 11, quello che volete voi. È un regalo, mi pare? E mi chiedo perché? Perché hanno bisogno del CLIA. In realtà poi sentivo dire che ACTA avrebbe chiesto al CLIA di pagare un sovrappiù, però questo sovrappiù non lo pagherebbe all'inizio, non, secondo me non c'è una grande differenza, ma comunque non lo pagherebbe all'inizio cacciando soldi che i comuni ovviamente fanno fatica a tirare fuori, ma verrebbe scalato poi dagli utili nel corso degli anni. Allora, quali sono i vantaggi dei comuni e del CLIA ad entrare in ACTA? Beh, in primo luogo un utile molto rilevante, che sia di 12-10 milioni, comunque molto rilevante. In secondo luogo dei vantaggi diretti, qui c'è scritto semplicemente di dubbia rilevanza, perché in realtà io ho letto un rapportino, non ho fatto io dei conti, ma ho letto un rapportino che diceva, attenzione, nell'accordo con il CLIA ci sono delle clausole per le quali c'è un plafond a quello che il CLIA può portare a condizioni di favore, quindi con degli sconti, può portare in discarica. Allora, a causa di questo plafond, il vantaggio diventa poi relativamente più modesto. Per cui dubbia rilevanza, ma poi soprattutto l'argomento che mi ha fatto morire da ridere, scusatemi, è che poi così il CLIA ha un controllo perché è dentro ACTA. Ecco, no, mi ha fatto morire da ridere perché non, diciamo, la vita non funziona così, non funzionano così le cose. In astratto ho un consigliere dentro che partecipa dei consigli di amministrazione che avrebbe il diritto di dire no, io voglio sapere, vedere, ma allora sarà un tecnico questo consigliere. E poi soprattutto, attenzione, l'avevo visto descritta questa operazione in termini un po' ridicoli, nel senso che si diceva in questo modo, se per caso l'ACTA volesse fare delle cose, perché è possibile un'impresa privata che quindi ha come obiettivo guadagnare più soldi possibili, è legittimo, quindi se volesse modificare qualcosa, fare qualcosa per avere più utili al limite a discapito della popolazione, il consigliere del CLIA direbbe no, non si fa così, e quindi il 25% del CLIA in qualche modo si abbasserebbe. Insomma, diciamo, sì, in astratto la cosa vagamente può stare in piedi, ma dovremmo essere non in Italia quantomeno. Allora, morale, il CLIA dice è un'opportunità di business, un po' troppo ricco. Il CLIA dice non possiamo fermarli, è meglio esserci, perché comunque la regione darà il permesso. Beh, se ACTA dovesse, se siamo sicuri che ACTA si muove, parte. Ma allora perché regalano il 25% a CLIA? Che bisogno ne hanno? Perché fanno sconti sul ritiro dell'amianto? Perché offrono un posto in consiglio amministrativo? Ma perché diavolo? CLIA dice saremo rigorosi nel controllo. Ecco, va bene, prendo atto della buona volontà. Allora mi chiedo, ma i nostri amministratori, i nostri sindaci hanno il diritto di fare questo? Vale a dire, qual è la missione civile e morale dei nostri amministratori? Io ho sentito uno dei sindaci dire una cosa che mi ha molto colpito. Era il sindaco di un paese tra i più lontani rispetto a questo territorio, il quale ha detto, a me piacerebbe molto partecipare perché comunque ci guadagnerei dei soldi e in questo momento tutti i comuni hanno bisogno di denaro, ma non posso assolutamente permettermi di fare una cosa di questo genere a scapito di un comune, proprio per il fatto che non c'entro. Mi sarebbe quasi più facile se io fossi lì, se fossi vicino. Ok? Allora, l'ultima slide, che fare dell'amianto? Perché poi il vero problema è, ma allora cosa ce ne facciamo? Lasciamo sui tetti? Ecco, passiamo pure alla successiva. Io vi dico, questa è una soluzione, ma non è la soluzione più infame, è la soluzione basicamente più logica. È il sogno di un paese civile. Cioè, chi deve fare questo? Vale a dire, se la regione, che è quella che detta le regole,
bisogna stare almeno a un chilometro, da 500 metri, da... se la regione dicesse lo faccio io, ci metto la faccia, mi assumo la responsabilità del problema e supero il problema delle condizioni di minima, perché le condizioni di minima significano devo stare a non più di 500, devo stare a più di 500 metri, a 501 posso operare. Ma se io sono la regione posso decidere che questa operazione, la regione piuttosto che il governo centrale, posso decidere che questa operazione si può fare in 20 località e scelgo la migliore in funzione di una serie di cose, per esempio qual è il terreno più favorevole, quali sono, dove ho minori rischi, dove ho la maggiore distanza da un centro abitato, dove ho una minore densità di popolazione. A livello centrale potrei dire, se la nostra Sardegna invece di essere una bellissima isola fosse un'isola schifosa dove non va nessuno, mi verrebbe da dire possiamo portare tutto là, non è nemmeno un problema di sussidiarietà, non è nemmeno un problema di equilibrio, ogni zona deve avere la sua quantità di rifiuti, di amianto e così via. Avanti. La regione è quella che garantisce le tecnologie più avanzate. Perché io sento parlare di inertizzazione piuttosto che di scarica o di molte altre soluzioni? Ma ci deve essere un'autorità, e poi sento litigare la gente su questi temi, ci deve essere un'autorità superiore che mi dice questa è la soluzione e ci mette la faccia. La regione può preoccuparsi di far avere nelle famiglie un'informazione diffusa, accurata, rassicurante. Voi avete ricevuto delle comunicazioni da qualcuno, un book così che vi dice queste sono le tecnologie, questo è ciò che si può fare, quindi state tranquilli che non succederà niente. Ma perché non devo ricevere una cosa di questo genere? Cioè, perdo il valore della mia casa, dei miei terreni, rischio la vita, sono preoccupatissimo per i miei figli, per me stesso e così via, e non mi dicono neanche stai tranquillo. Poi un'opzione di esproprio, tu non vuoi, tu hai troppa paura malgrado le mie assicurazioni e dici no, io me ne voglio andare ma nessuno mi compra la casa, ti esproprio, ti pagherò una cifra ragionevole, ma quello che ti serve per andare a vivere altrove. Non è un paese civile questo qui, cioè immaginato in questo modo non sarebbe una cosa più sensata. I soldi ce li ho perché ho 50 milioni di euro se lo faccio io. Che i comuni abbiano ben chiara abbiano ben chiara le priorità della loro missione. Io posso sacrificare un paese per risolvere il problema dell'amianto sul territorio? Non ne sono sicuro. Beh, io ho finito, ho preso qualche minuto più del necessario, ma vedevo che mi seguivate con attenzione, quindi mi sono lasciato un po' andare. Sono le belle citazioni, questa non è una di quelle che scaldano, ma è vera, vale a dire molto spesso si dice ma come facciamo? Non è quello il problema. Questo è Lincoln, quindi l'uomo che ha avuto l'enorme problema di decidere se scatenare una guerra micidiale fra il sud e il nord degli Stati Uniti oppure se accettare una situazione inaccettabile. Una volta deciso che una cosa può e deve essere fatta, basta solo trovare il modo. È facilissimo, grazie mille.